della mostra Catanzaro Colleziona, abbiamo Antonio Iannicelli e tutto il gruppo degli espositori. Siete riusciti a raccogliere veramente tanto materiale, su più tematiche peraltro. Sì, allora qui ci sono le eccellenze di ogni socio collezionista. Abbiamo esposto i migliori pezzi che avevamo, ma non sono esaustivi, cioè ognuno di noi cura molte tematiche e abbiamo portato solo alcune tematiche che abbiamo ritenuto esporre alla Diciamo che cittadinanza. c'hanno le passioni un po' di tutti voi qui. Sì, le passioni di tutti noi, ci sono le passioni, questa voglia di dimostrare anche la nostra passione, quindi di farla condividere agli altri, anche se Catanzaro è una città che insomma non offre molto. Oggi ci siamo, abbiamo avuto la prova pratica che effettivamente la gente aspettava questo tipo di mostra, Sì, perché altre mostre ci sono state ma non erano di è questa vero. Allora, portata. prima di sentire tutti gli espositori, velocemente le tematiche. Le tematiche sono sulle incisioni di Santini dal 700, dal 600 fino al 700. E ci sono la storia del cinema, diciamo così, ma è un discorso sia sulle locandine del cinema, sia sulla musica del periodo. Ma l'espositore che è Delfino si è premurato di portare anche documentazione che riguardano i figli di Catanzaro, quindi c'è roba che riguarda proprio Catanzaro, cioè gente che ha avuto la medaglia d'oro, gente che si è immolato per la patria, eccetera. Così come ci sono documenti unici per quanto riguarda le banconote, Rubino, che ha esposto la storia della lira, Sì. Fiducia, ma ha esposto anche dei biglietti vabbè, ora ce lo dice Rubino. fiduciari. Che hanno una particolarità Sì, molto sì. importante. Ci sono calendarietti dei barbieri, se ci ricordiamo i barbieri di una volta che a Natale ci regalavano ai nostri padri, no, a noi, il calendarietto a fine anno. E poi ci sono dei coltellini d'epoca fatti, c'è la storia del Senti, calcio di eh Catanzaro. sì, l'abbiamo alle spalle, sì. Quegli anni, da questo punto di vista, insomma, anche delle botteghe stesse, no? È difficile rivederli, no? Gli Sì, anni sì, 60, sì, gli anni sì. 70, Sì. anche gli anni 80, direi. Anche negli anni 80 è difficile, difficile. Cioè è un discorso all'indietro, ma non è con la mente di essere Nostalgici. nostalgici, no. È un discorso di ricostruzione per pensare a un futuro anche. Cioè, oggi il cinema come lo vediamo? Ecco, adesso c'è tutte queste locandine che sono state esposte. Oggi c'è qualcuno che raccoglie le locandine. Il cinema era così frequente quando c'era un militare in mezzo oppure quando c'erano altre proiezioni? No. Allora, la parte negativa di questa mostra è che non c'è stato un convegno, cioè ognuno di noi voleva lo spazio per poter parlare della propria È mostra vero, e noi e siamo. quindi dire con delle sedie qui, ognuno un giorno. Dire, la mia collezione è fatta da questo e voglio parlare dell'aspetto Beh, sociale della noi infatti collezione. questo stiamo facendo oggi, siamo qui per farvi parlare. Però Pierino Rubino, Antonio Iannicelli diceva: non vogliamo essere nostalgici, io invece direi che vo volete essere nostalgici, ma nell'accezione positiva, no, del termine, perché è anche bello così. Sì, noi siamo custodi della memoria del passato, quindi penso che ognuno di noi dovrebbe avere un riconoscimento perché conserviamo il passato. Il passato non va mai dimenticato, perché senza passato non possiamo costruire il futuro. Lei di cosa si è occupato? Io ho esposto la storia della lira, dalla costituzione della Banca d'Italia a fine 800 fino ad oggi, con una particolarità che la città di Catanzaro per la prima volta nella sua storia può ammirare i biglietti fiduciari emessi dal comune di Catanzaro nel 1866, del quale si conoscono e ne esistono solo due serie. Oltre a questa serie ne esiste un'altra a Bologna, mai esposti. Data la loro rarità, questi biglietti fiduciari nei cataloghi specializzati sono classificati R5, significa introvabile. E a tale proposito, il maggiore esperto di carta moneta in Italia, il dottor Claudio Bugani, per valorizzare questi biglietti non li ha definiti né banconote né cartamonete, ma li ha definiti autentici reperti museali. Grazie. Lei? Io mi stavo chiedendo se essere nostalgici è un difetto Fa male. oppure un patrimonio.
Franco Delfino, Francesco, gli amici Franco. Ho fatto una carrellata di locandine, di locandine del cinema, sottolineando che il cinema non è solo storia, è anche costume. Perché? Perché la storia l'hanno vissuta i nostri padri e i nostri nonni. Noi abbiamo vissuto solamente del costume, modi di essere, modi di apparire. E quindi nelle locandine ho messo delle locandine di storia, dei film storici, ma anche locandine di costume, principalmente di satira, perché come diceva il grande Totò, risata e satira sono un anagramma. A questo ho aggiunto gli spartiti musicali, perché sono le canzoni alla radio che si ascoltavano allora, si sono ascoltate anche durante il nostro percorso di vita e si ascolteranno ancora. Chiudo con una frase che ha detto uno storico, che adesso non ricordo il nome, che non so se era provocatoria o un po' leggermente nostalgica. Disse una volta, tempo di guerra, noi italiani che non abbiamo la RUR ci consoliamo con le canzonette. Mm-hmm. Ok, Silvestro Bressi è un appassionato di tante cose. Popolare, di tante cose. Popolare, qui dispongo delle bamboline quaresimali di Catanzaro e dintorni. E poi mi sono interessato dei calendarietti dei barbieri, molti dei quali sono di Catanzaro e città, dei nostri barbieri. Quindi vi facciamo vedere questa pagina di storia non molto lontana, diciamo, però ormai quasi dimenticata. Non esistono più i barbieri di una volta. No, non esistono i calendarietti più. Ma neanche i barbieri, di una volta. Sì, certo, è cambiato tutto. E quindi rifacciamo vedere queste cose a chi infatti molti non conoscevano questi calendarietti, è la prima volta che li vedevano. Buonasera. Buonasera. Luigi Caracciolo. Niente, io colleziono tante cose, ma qui ho portato dei coltellini in miniatura e pubblicitari, e quindi ho portato pure dei messali antichi in madreperla, insomma fino all'800, inizio al 900. Si può portare tutto quello che uno ha, portiamo, scegliamo delle cose che magari non abbiamo fatto in altre periodi. È una grande curiosità, no? Anche per questo ambito. Da parte dei presenti questo giorno. Certo, certo. Grazie. Grazie a lei. Io sono Francesco Scerbo e sono la testimonianza vivente che si può fare parte di questa associazione anche senza avere collezioni. Io mi onoro di essere parte di questa associazione perché mi arricchisce culturalmente e siccome mi occupo di ricerca, le loro collezioni mi permettono di accedere a materiale che altrimenti non avrei avuto la possibilità di cercare. Insomma, peraltro è un'associazione folta, no? Insomma, il numero è cospicuo di appassionati. Sì, ma e noi aspettiamo anche tanta altra gente. Lo scopo di questa nostra è anche quello di cercare gente appassionata che si vuole unire a noi. Benissimo, concludiamo con il presidente Iannicelli. Diceva Francesco Scerbo, direi giustamente, lo spirito, oltre che l'obiettivo di questa mostra, è anche quella di far unire altra gente, altri appassionati, se ce ne sono. E direi che il numero già dei visitatori quest'oggi è stato notevole. Abbiamo interessato anche le scuole industriali, verranno anche quelle dell'industriale, e noi ci prodigheremo, regalando i vuoli dei soci, parte della roba di collezione che non utilizziamo, per spronare questi ragazzi al collezionismo, quindi fare nuove leve di collezionisti, perché il collezionismo, uno, il collezionismo di valore è un collezionismo che costa, e i ragazzi difficilmente hanno i soldini per acquistare un santino di pregio, però oggi si può fare collezionismo anche collezionando le buste di zucchero, le bustine di zucchero che sono particolari, no? Puoi iniziare a... Tra 10 anni, tra 20 anni valgono tanto, no? A parte indipendentemente da quello, è un inizio di collezionare un qualcosa di categoria, e quindi magari puoi fare il salto di qualità, evidente. Un saluto a tutti quanti. Tutti, grazie a te e alla tua emittente. Saluto tutto il gruppo, a presto. Grazie. A presto.